Tutto pronto per il secondo round in quel del Cremona Circuit per una 600 open in stock che si preannuncia particolarmente agguerrita. Ivan Goic ha stampato la pole position in 1.34.375 al suo fianco Guglielmo Tarizzo. Ora le interviste del nostro Bruno Sandrini in griglia di partenza e poi carichi per la 600 open in stock. Alessio, tu sei al rientro da un lungo infortunio, la tua prima gara e cominci subito con una pista difficile come Cremona con i ragazzi dell'RBF Cup dentro la gabbia di leone. Sì, infatti, è proprio il rientro non eccezionale, cerco di riprendere il passo che avevo prima e faccio chilometri per vedere di migliorare, ecco. Comunque tutto bene. Francesco Cocco, rappresentante dell'RBF Cup, che gara ti aspetti? Ah, sicuramente una gara in rimonta, purtroppo ho avuto un problema in qualifica e mi tocca partire dall'ultima posizione, però già ieri nella gara 1 che abbiamo fatto sono riuscito a recuperare un paio di posizioni, spero di riuscire a fare un po' meglio oggi. Perfetto. Lico Santo su una KTM, l'unica dello schieramento, e sei un rappresentante dell'RBF Cup che si scontra con la gabbia dei leoni. Sì, infatti piloti velocissimi davanti, ma noi cerchiamo di stare dietro. Last minute con Marco Ferrari pronto per partire. Sì, la gara è lunga oggi, Sansovini è una fila più avanti, dovrò cercare di fare la gara su di lui, cerchiamo di arrivare a fine gara davanti, cerchiamo di tenerli in ruota, insomma. Grazie. Ivan Goic parte dalla prima casella di questa gara di Cremona della 600 Open, è un po' la tua gara di casa. Sì, abito qua vicino e quindi sì, ecco, diventa sempre la gara di casa, è giusto che sia così. Eccoci via partiti, è iniziata la 600 open stock con Goic, il poleman che riesce a fare una buona partenza. Intanto eravamo su Mazzuoli, le moto via via scorrono in maniera abbastanza importante e Goic è partito non benissimo in realtà. Primo si è messo Daniele Galloni dell'Atomico Team, Galloni davanti a tutti. Goic si è già preso la prima posizione strappando di forza, di peso, la prima posizione a Daniele Galloni che adesso cercherà di difendersi. E allora occorre bene fare un ragionamento, 13 giri sono tantissimi, l'usura delle gomme, intanto con Nico Santo andiamo a vedere un attimo come sta evolvendo la situazione. Volevo soltanto dire che l'usura delle gomme potrebbe essere una delle componenti interessanti, ma al di là dell'usura delle gomme facciamo riferimento sempre al fatto che siamo in una competizione dove ci sono tantissime wild card e arrivare magari in una posizione piuttosto che in un'altra è determinante, perché poi i punti, le wild card non li prendono, ma i punti li prendono soltanto quelli che fanno parte della competizione. Goic ha preso bene adesso la testa della classifica, sta andando a ultimare il primo giro, mentre Nico Santo sta cercando di sopravanzare diverse posizioni per inserirsi bene, e Goic chiude il primo giro. Ci catapultiamo nel secondo con Galloni secondo, via via tutti quanti gli altri piloti che stanno andando a districarsi all'interno della pista. Eccoli là, Tarizzo intanto è colui che si è messo a francobollare proprio il buon, anzi è Ripamonti e poi c'è Aquilano, poi Tarizzo un po' dopo, e allora è Goic, Galloni, Ripamonti che ha avuto un ottimo spunto dalla settima posizione, si trova terzo e sta iniziando ad impensierire il buon Daniele Galloni, e poi gli tutti quanti gli altri con Aquilano che sta cercando anche lui di mettersi lì, francobollare Daniele Galloni, e poi gli tutti quanti gli altri piloti. Goic che sta assolutamente legittimando quella che era stata la prestazione migliore anche in qualifica in 1.34.375. Caffagni che deve essere autore di una buona gara, l'abbiamo sentito due o tre volte nella pre-gara e stava cercando di dare meglio di sé, mentre dietro è bagarre totale per quanto riguarda non solo
la seconda posizione e Galloni è stato risucchiato da questo punto di vista in questo momento da Ripamonti, che lo ha scavalcato, ma c'è anche un altro bel gruppetto che va dalla settima alla dodicesima posizione. Goi, altro super tempo, guadagna altro mezzo secondo, questa volta su Ripamonti, di più su Galloni, che non riesce evidentemente in questo avvio di gara a restare lì con gli altri, ma più che altro non a restare lì con gli altri, è proprio, fa fatica in questo momento. Allora anche Tarizzo ne sta provando ad approfittare con Aquilano, si è formato un bel gruppetto, Goi, Ripamonti, eccolo lì Tarizzo che ha sopravanzato Galloni e poi Aquilano, e potrebbe davvero districarsi in questa maniera la gara con i piloti, i primi 5 piloti che potrebbero davvero, che stanno acquisendo un certo tipo di attitudine per rimanere lì davanti. Alessio Tua inquadrato, partiva dalla 31esima posizione in 1:45.460, ha chiuso la qualifica e sta cercando chiaramente di migliorarsi, mentre Galloni è sempre più in bagarre, in questo caso con Aquilano, dopo che è stato sopravanzato da Ripamonti e da Tarizzo. Vediamo se restano due obiettivi sensibili di fronte a lui. E poi si apre quest'altro maxi gruppetto dove Ferrari con Caffagni cercheranno sicuramente di vendere cara la pelle. Stanno per ultimare il terzo giro, tra poco leggerete 4 di 13 con Ivan Goi che guadagna altro mezzo secondo, abbastanza visibile, 7 decimi, anzi, su Ripamonti, poi su Tarizzo, poi su Galloni e poi su Aquilano, perché sono questi i primi 5 piloti che compongono la 600 Open Stock. Sembra essere una gara abbastanza indirizzata e questo qua lede un po' in parte lo spettacolo di quella che è una competizione che è sempre stata molto interessante. Galloni adesso alle prese con un tentativo di rimonta furioso da parte di Aquilano, che vorrebbe probabilmente inserirsi per una sorta di sfida anche a chi lo precede. Goi sembra davvero imprendibile, ma anche lo stesso Ripamonti ha preso un bel distacco. L'unico che è in questo momento sensibilmente alla mano di Aquilano può essere Galloni, ma gli altri li vedo davvero difficili perché stanno scappando via via tutti quanti. Allora andiamo un po' con Giacomo Giaccafagni, che vede di fronte a sé, dinanzi a sé Ferrari. Entrambi sono in piena bagarre per quanto concerne le posizioni centrali di classifica. Caffagni partiva ottavo, 1:37.5, Ferrari 1:36.899, un po' più defilato, ma è là Ferrari, e effettivamente si è messo alle spalle dell'aprigruppo dalla sesta posizione in giù, e probabilmente Ferrari proverà a tenersi quella posizione, mentre siamo a più di un terzo della gara. Aquilano sempre lì, prova, sembra quasi che cerca di scalfire la posizione di Michael Ferrari, dell'ottimo Galloni, mentre dietro stavo cercando di capire come stavano dinoccolando gli altri piloti, con Osler, con Caffagni, con Ferrari che stanno assalendo la sesta posizione, con Galloni che riesce a resistere da qualsiasi tentativo e qualsiasi forzatura da parte di Aquilano. Ancora non è stato scavalcato, perlomeno cercherà di difendersi fino alla fine, facendosi chiaramente un paio di calcoli. Intanto Edoardo Mazzuoli, che partiva dalla tredicesima, ha avuto un grandissimo spunto in fase iniziale, adesso ha un po'... sono un po' crollate le sue performance, ma sta cercando di non mollare, sta cercando di dare il meglio di sé per mantenere la propria posizione e per restare comunque in balia e in bagarre con tutti gli altri piloti. Intanto indugiamo sul gruppetto di Ferrari & Co, 6:13. Goi continua a guadagnare e ormai questo è un dato di fatto, mentre andiamo con la telecamera che su Alessio Tua, che è impelagato, deve districarsi da una bella sfida, quella sua personale, con tutti quanti gli altri piloti in fondo. Intanto qua siamo con Ripamonti, che sta cercando di inseguire Goi, lo sta facendo in una maniera interessante, e Tarizzo che si è messo in quella posizione. Intanto, mamma mia, Michael Ferrari cerca di andare in sesta posizione, sta veramente provando a serrare, a forzare in qualche maniera per prendersela di peso questa posizione, non ci riesce per ora ancora.
ma è lì che ci sta provando in tutte le maniere. E allora chissà che prima o poi non ci riesca. Con Galloni che si sta difendendo in maniera tenace, ecco, questa è la parola giusta, con mordente, con voglia, con personalità, dall'attacco di Aquilano, che ricordiamo essere una wild card e non ha granché paura. Intanto abbiamo visto prima un inquadratore di Santorico, Ferrari ancora con Caffagni impelagati in questo gruppetto che sta cercando in qualche maniera con Giacomo Gioia a chiuderlo, di prendersi una rivincita personale, ma soprattutto per cercare di prendere punti che sono pesantissimi in vista di un campionato che comunque è ancora lungo, perché io lo ripeto, lo ribadisco, siamo al secondo appuntamento qua al Cremona Circuit, 3700 metri di percorrenza, un circuito, una gara che dura 13 giri, sono anche molti i giri. Chiaro che come si stanno districando i piloti è abbastanza chiaro e palese che a meno di crolli totali ed evidenti non possono esserci chissà quali ricambi. Intanto lì alle spalle c'è questo gruppetto con Tua e Enco che sta battagliando in maniera interessante. Aquilano ha scalzato Galloni. Aquilano ha scalzato Galloni, intanto dall'inquadratura precedente è molto chiaro, probabilmente Galloni lo ha anche fatto apposta. Aquilano, ripeto, ribadisco, ecco qua che torniamo al discorso di prima, una wild card che non ha particolarmente bisogno, esigenza di chissà che cosa. Allora Galloni dice: sai che c'è, io ti faccio passare, tanto in questo momento non ho granché bisogno di prendermi la posizione su di te e non voglio neanche rischiare una collisione magari che mi possa permettere di perdere dei punti, cosa che io non posso fare. Vi dicevo, giusto appunto per quanto concerne il Cremona Circuit, che la seconda appuntamento è dato a Michael Ferrari, prova un assalto totale su Osler, o è Osler forse che prova a minacciare Ferrari e lo tiene alle spalle. Ferrari bravissimo in questa difesa, ma occhio perché Osler probabilmente tornerà ancora minaccioso a farsi alle spalle di Ferrari. Vediamo quello che succede, una bellissima sfida Osler-Ferrari, se ne danno spesso di santa ragione. Ferrari deve difendersi adesso, deve difendersi da un doppio attacco, anzi non era Ferrari quello, ma le telecamere hanno indugiato su altri piloti, in questo caso su Tarizzo. Stavo facendo il ragionamento mentre stanno percorrendo, tra poco sarà 8 su 13, con Goy che sta stramuzzando gli occhi e volando. Secondo appuntamento è quello del Cremona Circuit, poi via via ci saranno gli altri appuntamenti che serviranno sicuramente a dare una fisionomia migliore al torneo, alla 600 Open Stock, perché avremo Magione il primo weekend di luglio, poi nel caldissimo agosto, nel rovente agosto, si tornerà in quel di Varano e si chiuderà al Cremona Circuit a settembre, e lì praticamente forse i destini di tutti i piloti potrebbero essere già scritti e potrebbe essere davvero qualcosa di molto interessante e a tratti di non compromettente, perché guardate qua che confusione che c'è dalla sesta posizione in giù. Ferrari risucchiato da Osler che lo ha praticamente scavalcato, e adesso c'è anche Caffagni, mentre chiaramente poi le telecamere vanno ad indugiare anche sugli altri piloti, Tarizzo in questo caso che ha praticamente forse preso un rettilineo di distanza da Ripamonti, e poi prima di Ripamonti c'è Ivan Goy, tra poco infatti vedrete probabilmente già 9 su 13, mentre chi sta salendo su in maniera molto interessante sono anche altri, Michael Coletti, che in quel gruppetto dalla sesta alla undicesima, dove ci sono Caffagni, dove c'è Ferrari, dove ce ne sono diversi, sta veramente prendendo un certo tipo di peso, un certo tipo di preponderanza, un certo tipo di forza. Intanto qualche altro sorpasso tra i piloti centrali che stanno battagliando in maniera importante per quanto concerne la competizione, tra cui Stevanazzi, l'abbiamo visto prima inquadrato, e siamo a 9 su 13. Goy, questa è la sfortuna di Ivan Goy, eccolo qua inquadrato mentre sta iniziando a fare qualche la caduta di Alessio Tua, purtroppo cade Alessio Tua e abbandona la competizione. Stiamo guardando, stavo parlando prima di Goy che stava, ecco Ricoletti, Coletti è salito forte, ma c'è Michael Ferrari alle spalle con Osler dietro, e adesso è un bel grattacapo, altro sorpasso di Ferrari su Osler. Vediamo poi in controrettilineo quello che succede, e adesso si stanno davvero dipanando diverse matasse con una sfida che sta diventando davvero incandescente per quanto riguarda quelle posizioni che contano dalla sesta in giù. 9 su 13, Ferrari
si lancia all'inseguimento di Coletti, che sta provando a scappare, a trainare con la sua Kawasaki il gruppone, e chissà che non ci riesca, anche perché adesso è una situazione davvero in divenire. Tanto inquadrato Ripa Monti, che ultima con un paio di curve il proprio giro, e si appresta, si accinge 10 su 13 con il buon Goi, che sta maciullando qualsiasi record. Tra l'altro un Goi che in qualifica aveva fatto 34-3, 35-6 Tarizzo, 35-9 Sansavini. Stavo guardando un po' i tempi anche un po' per capire in realtà le discrepanze. Goi, sì, gran gara, però è più in controllo probabilmente che altro. E eccolo qui Giacomo Caffagni inquadrato, lui che ha bisogno di invertire un po' il trend, probabilmente avrebbe bisogno di avvicinarsi a qualche pilota, avrebbe bisogno di qualche sorpasso, soprattutto nella sfida contro Michael Ferrari. E forse proprio qua Bertotti, intanto inquadrato, che ha subito in precedenza il doppiaggio da parte di Ivan Goi, e guardateli qua incastrati e impelagati, i piloti che scorrono la parte finale di classifica. Stevanazzi, che ha completato, ultimato un ottimo sorpasso, stavo dicendo di Goi, che tra poco ha iniziato le pratiche di snellimento dei vari doppiaggi. Sì, sta andando forte, però Ripamonti sta tenendo, non ha un distacco siderale, ecco, quello che ci si poteva aspettare, anche perché poi la qualifica effettivamente non ha detto che ci fossero 2-3 secondi di distacco tra il giro veloce e gli altri giri. Eccolo qua Ivan Goi, intanto che sta ultimando un altro doppiaggio, e adesso si accinge a vedere l'11 su 13, e tra poco iniziano a essere davvero pochi i giri che separano Goi dalla vittoria finale. Lo ricordiamo e ribadiamo, Ivan Goi, wild card, che vanta un passato nel circus del, non del moto estate, anche del moto estate, e ne siamo ben fieri di averlo qua con noi, ma ha calcato palcoscenici importanti. E lo conosciamo tutti quanti, lo sappiamo, ci aveva detto nell'intervista al termine delle qualifiche: questa è il mio circuito, quello che più si avvicina a casa mia, e io qua mi sento benissimo, mi sento fortissimo. Ed effettivamente proprio così, Ivan Goi sta matando il terreno e sta davvero, si è costruito una vittoria già a partire dal primo giro, dove era stato scalzato da Galloni. Bene Ripamonti in seconda posizione, poi Tarizzo, Aquilano che al quinto giro si è sbarazzato di Galloni, lo ha messo alle spalle, però Galloni nonostante tutto non ha mollato. E qua Coletti e Osler e Ferrari e Caffagni e tutto quel gruppetto che sta battagliando in maniera assolutamente corretta e sportiva, sta cercando in qualche maniera di districarsi, di provare a venire su con un certo tipo di preponderanza. Vedremo quello che riusciranno a costruirsi questi piloti, se riusciranno in qualche maniera a salire in maniera interessante. Osler qua è andato largo e rischia che Ferrari possa scappare un pochino di più, mentre tra poco compare Goi e siamo a 12 su 13. Goi, Ripamonti, lo ribadisco e lo ripeto, Tarizzo, queste le prime tre posizioni, e poi il buon Aquilano, e poi il buon Galloni, Sansavini, Coletti, e poi via via tutti quanti gli altri per la sesta, la lotta alla sesta posizione, con piloti che stanno cercando di accaparrarsi qualche posizione che conta. E tra poco leggerete probabilmente il final lap, perché Ivan Goi sta celermente avvicinandosi a quella che è la vittoria di tappa, a quella che per lui è una competizione interessantissima e importantissima. E le wild card quest'oggi presenti in 600 open stock erano veramente tante, una massiccia presenza molto importante per quanto concerne questa categoria. Quando siamo a 12 su 13, occhio a Ferrari là dietro impelagatissimo, in sorpassi, tentativi di sorpassi con situazioni interessanti, Osler, Caffagni e Ferrari è andato, occhio perché Ferrari potrebbe provare a scappare. E adesso vediamo, andiamo con Mazzuoli inquadrato, che partiva dalla tredicesima posizione, 1:38.2. Mazzuoli sta cercando in qualche maniera di portare a compimento la gara, e lo sapete che per molti piloti
quando la moto non gira è interessantissimo cercare di chiuderla. Osler intanto su Ferrari, si fa spazio, 13 su 13, siamo al final lap, l'ultimo giro con Goi impelagato in qualche doppiaggio, con Ripamonti alle spalle, con Tarizzo, con Aquiloni, con Galloni. No, però aspettate, Aquilano, se l'ho visto male, Galloni potrebbe aver riscavalcato Aquilano. Le telecamere non mi aiutano. Qua passa Goi e fin là ci siamo. C'è qualche doppiaggio. Bisognerebbe vedere se Galloni gira e ti gira e con i tempi è riuscito davvero a costruirsi un sorpasso. Inquadratura del Cremona Circuit intanto, con una massiccia presenza sulle tribune che finalmente post-Covid hanno gremito e stanno gremendo i vari circuiti dove il Cremona Circuit, dove il Moto Estate va ad incastrarsi. Intanto qualche sorpasso, tentativo di sorpasso nelle retrovie, si stanno divertendo particolarmente con Santolin, con tutti quanti gli altri piloti. Ferrari inquadrato, e Ferrari ha preso un buon margine su Cavallara ad esempio. Io sono ancora in attesa di vedere un po' come arrivano, perché tra un po' ci sarà anche la bandiera a scacchi, ma una marea di sorpassi nella parte centrale, le fasi un po' più convulse per quanto riguarda i piloti che stanno andando ad occupare le caselle, quelle dalla decima in giù. Vince Super Ivan Goi, vince, esulta in maniera importante, al suo fianco passa Ripamonti, secondo, buonissimo secondo, e poi Tarizzo, e poi Galloni, e poi Galloni, sì, e poi Aquilano. Grande sorpasso, monitor dei tempi alla mano. Galloni ha fatto davvero una grande rimonta, è riuscito in qualche maniera a prendersi quello spazio che gli serviva, a prendersi tutto ciò che gli competeva. E allora vince Ivan Goi, secondo Ripamonti, terzo Tarizzo. Grazie per la 600 per stock, è stato uno spettacolo, un piacere puro poter commentare con voi questa gara. A Magione, ripeto, ribadisco il podio: vince Super Ivan Goi, secondo Ripamonti, terzo Tarizzo.